Ciao Michele Uncinetto e benvenute sul mio canale YouTube. Io sono Laura e in questo video tutorial vi voglio presentare questa mattonella. Questa bellissima mattonella che gira tanto sul web, che io l'avevo già fatta e pubblicata sul mio canale YouTube. Si chiama mattonella violetta, però vi volevo presentare questa mattonella che ha di diverso l'inizio, il centro. Il centro e poi anche il giro finale, che è questo qua, il giro con gli incroci di punti triplo alti. Questa mattonella io l'ho lavorata con più filati, l'ho lavorata anche con la microfibra e uncinetto da 2 mm. Questa invece è lavorata con il cotone fiocco e uncinetto da 2,5 mm. L'ho lavorata anche con il cotone fiocco usando l'uncinetto da 3 mm, però sinceramente mi piace di più come viene con l'uncinetto numero 2,5. Quindi in questo video tutorial vi faccio vedere questa variante della mattonella violetta. Io l'ho chiamata violetta e questa è la variante numero 2. La mattonella è grande circa 21x21. E per lavorare servono circa 30 grammi di filato. Quindi lavorerò con il cotone fiocco. È un cotone che si presta molto per questa mattonella, mi piace molto. Questo cotone io l'ho acquistato dalla merceria Zeus, poi vi lascio il link sotto nel box. E l'ho lavorato con l'uncinetto da 2,5. Poi servono le forbici, un segnapunto e un ago. Quindi questo è quello che serve per realizzare la nostra mattonella. Iniziamo subito. E inizio con il giallo. E questo è il codice di questo colore. E inizio con il cerchio magico. Prendo il filo. Una volta, due volte sul dito, prendo il filo, chiudo facendo una catenella. All'interno del cerchio magico si lavora con il punto doppio alto e all'interno bisogna realizzare 16 punti doppio alti separati da una catenella. Quindi ho bloccato il cerchio magico e ora lavoro 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Queste 5 catenelle sostituiscono il primo punto doppio alto più una catenella. Due volte filo su uncinetto e lavoro un punto doppio alto. Catenella. Due volte filo su uncinetto e lavoro un altro punto doppio alto. Catenella, di nuovo due volte filo su uncinetto e lavoro un altro punto doppio alto. Catenella e così lavoro fino ad avere 16 punti doppio alti e poi chiudiamo il giro con un punto bassissimo qui nella quarta catenella dove abbiamo iniziato, però lavoro anche io questi 16 punti doppio alti e poi vi faccio vedere come chiudiamo il giro. Ho lavorato 16 punti doppio alti, ho fatto la catenella e ora chiudo il giro con un punto bassissimo nella quarta catenella del primo punto doppio alto del giro. Faccio una catenella e ora chiudo il cerchio magico. Questa codina poi va cucita per fissare bene il lavoro. Al prossimo giro non cambio il colore, lavoro sempre con il giallo e lavoro in questo modo. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Nel prossimo spazio fra i due punti doppio alti è questo, entro con l'uncinetto e faccio un punto basso. Sopra il punto doppio alto entro con l'uncinetto e faccio un altro punto basso. 3 catenelle, 1, 2, 3. Punto basso nel prossimo spazio.
e un altro punto basso sopra il punto doppio alto. 3 catenelle, 1, 2, 3, punto basso nello spazio della catenella che abbiamo fatto il giro prima e poi nel punto doppio alto sopra il punto un punto basso. 3 catenelle, 1, 2, 3, punto basso. Seguito da un altro punto basso fatto sopra il punto. 3 catenelle, 1, 2, 3, punto basso e un altro punto basso. E in questo modo si lavora questo giro. 3 catenelle, un punto basso nello spazio di una catenella del giro prima, seguito da un altro punto basso lavorato sopra il punto doppio alto. E così si lavora per tutto il giro e ci vediamo con la chiusura. Ho lavorato tutto il giro e ora chiudo con un punto bassissimo nella prima catenella qui. Entro piano piano con l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. Ed è così che viene. Si arriccia un pochino, però poi dopo una volta fatto il prossimo giro si sistema. Allora, al prossimo giro, qui faccio una catenella per fissare il lavoro. Al prossimo giro non cambio il colore, lavoro sempre con il giallo. Quando abbiamo chiuso il giro abbiamo fatto una catenella, però è meglio disfarla perché al prossimo giro bisogna passare il filo dietro ed è meglio senza catenelle. Faccio in questo modo. Entro con l'uncinetto dietro ai punti bassi che ho qui. I punti bassi che abbiamo fatto al giro sotto, in questo modo, entro in mezzo, punto l'uncinetto sopra il punto doppio alto del giro prima, piego il lavoro così, prendo il filo e faccio un punto bassissimo. Così ho passato il filo dietro, perché a questo giro lavoriamo con il punto alto e catenella, però il punto alto ho lavorato dietro ai punti, questi due punti bassi, entrando però da dietro. Vediamo come si fa. Intanto 3 catenelle, 2, 3 che sostituiscono il primo punto alto, 3 catenelle di separazione, filo su uncinetto e andiamo ai prossimi due punti bassi che sono questi. Entro con l'uncinetto da dietro in mezzo, punto l'uncinetto sotto dove c'è il punto doppio alto, prendo il filo e faccio un punto alto. Così, 3 catenelle, 1, 2, 3, filo su uncinetto, prossimi due punti bassi sono questi, entro con l'uncinetto da dietro, punto l'uncinetto sotto nel punto doppio alto e faccio un punto alto. 3 catenelle, 2, 3, di nuovo filo su uncinetto e di nuovo lavoro in mezzo ai punti bassi e puntando l'uncinetto sotto al punto sotto. E ho fatto un altro punto alto. 3 catenelle, 2, 3, filo su uncinetto. Così. Punto l'uncinetto al punto che ho sotto e faccio un punto alto. 3 catenelle e così via fino alla fine del giro. Quindi in questo modo si lavora questo giro. Punto alto in mezzo ai due punti bassi del giro sotto, però lavorati dietro. Lavoro anche io e ci vediamo per la chiusura del giro. Prima di chiudere il giro vi vorrei far vedere un'altra volta. Ho fatto le 3 catenelle, filo su uncinetto, i prossimi due punti bassi sono questi. Entro con l'uncinetto in mezzo, così, piego l'uncinetto e lo inserisco nel punto doppio alto, in questo modo. Prendo il filo e faccio un punto alto. 3 catenelle, 1, 2, 3 e chiudo il giro facendo un punto bassissimo nella terza catenella. 1, 2, 3, punto bassissimo, catenella e ho finito anche questo giro. Abbiamo una cosa così, quindi le catenelle stanno davanti e il punto alto sta dietro. Al prossimo giro cambio il colore, quindi taglio il filo.
che lavoro con questo colore. Il codice è questo. Al prossimo giro lavoro con il punto doppio alto e lavoro dove ci sono gli archetti che si sono creati con le 3 catenelle del giro prima. Inserisco il nuovo colore qui, nell'archetto dove ho finito il giro prima. Faccio una catenella, aggiusto un po' la codina e ora lavoro 1, 2, 3 catenelle, filo su uncinetto 2 volte perché lavoriamo con il punto doppio alto e all'interno di questo archetto lavoro il punto doppio alto lavorato a metà, in questo modo. 2 volte filo su uncinetto, rientro nell'archetto e lavoro una volta tramite due, un'altra volta tramite le due asole e lascio così i punti. 2 volte filo su uncinetto, lavoro tramite due, ho 4 asole sull'uncinetto, chiudo insieme. In questo modo. Poi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle, di nuovo 2 volte filo su uncinetto, entro nel prossimo archetto, lavoro un punto doppio alto a metà, lavoro una volta tramite due e un'altra volta tramite due e non finisco il punto, lo lascio così. 2 volte filo su uncinetto, rientro nell'archetto e lavoro un altro punto doppio alto lavorato a metà. Filo su uncinetto un'altra volta, tramite due, 1, 2 e lavoro l'ultimo punto doppio alto. E ora chiudo tutto insieme. 4 catenelle, 2, 3, 4. Di nuovo, 2 volte filo su uncinetto e di nuovo dobbiamo lavorare un gruppo da 4 punti doppio alti chiusi insieme. Entro con l'uncinetto nel prossimo archetto, lavoro un punto doppio alto a metà, 2 volte filo su uncinetto, lavoro secondo, 2 volte filo su uncinetto il terzo, quindi una volta tramite due, un'altra volta tramite due asole, 2 volte filo su uncinetto e lavoro l'ultimo punto doppio alto, ho le asole così sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto insieme. 4 catenelle, 2, 3, 4 e di nuovo 2 volte filo su uncinetto, salto nel prossimo archetto e lavoro 4 punti doppio alti lavorati a metà e poi chiusi insieme. 2 volte. Il terzo. 2 volte filo su uncinetto, l'ultimo e il quarto. E chiudo insieme. Di nuovo 4 catenelle, 2, 3, 4. Lavoro così fino alla fine del giro e alla fine del giro dobbiamo avere 16 gruppi di punti doppio alti lavorati. Ho finito il giro, ho fatto 4 catenelle e chiudo con un punto bassissimo. Catenella e ora taglio il filo perché al prossimo giro lavoro con un altro colore. E inserisco il filo nell'archetto di 4 catenelle del giro prima. Chiudo e all'interno dell'archetto devo lavorare 5 punti bassi. Questo è il primo, secondo, terzo, quarto e quinto. 5 punti bassi all'interno dell'archetto. Sopra il gruppo di punti altissimi lavorati insieme lavoro un punto basso, salto nel prossimo archetto e lavoro 5 punti bassi, 1, 2,
3, 4 e 5. Un punto basso sopra il gruppo di punti altissimi. E ora lavoro 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi 11 catenelle. E faccio in questo modo. Giro il lavoro e conto questo punto no, perché sopra ci sono le catenelle. Dal prossimo 1, 2, 3, 4, 5. Nel sesto faccio un punto bassissimo. Tiro piano piano. Faccio una catenella, giro e all'interno di quest'archetto che si è formato lavoro 18 punti bassi. Quindi entro con l'uncinetto e lavoro 18 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fino a 18. Ho lavorato 18 punti bassi. E ora salto nel prossimo archetto e lavoro 5 punti bassi, questo archetto qui. 1, 2, 3, 4, 5. Punto basso sopra il gruppo di punti altissimi. Salto nel prossimo archetto e realizzo di nuovo 5 punti bassi. 2, 3, 4 e 5. Un punto basso sopra il gruppo di punti altissimi. E di nuovo devo realizzare un archetto così. E allora faccio 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Giro il lavoro. Il primo punto non lo conto perché sopra abbiamo le catenelle. Dal prossimo 1, 2, 3, 4, 5. Nel prossimo il sesto faccio un punto bassissimo, una catenella e poi giro di nuovo il lavoro e all'interno dell'archetto di nuovo 18 punti bassi. 1, 2, 3, fino a 18. Ho lavorato 18 punti bassi e ora nel prossimo archetto lavoro 5 punti bassi, 1, 2, ogni tanto bisogna tirare un po' indietro i punti per farli entrare tutti, 3, 4 e 5, poi punto basso sopra il gruppo di punti altissimi, salto nel prossimo archetto, 5 punti bassi. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Punto basso sopra i punti altissimi e di nuovo devo realizzare un archetto con 18 punti bassi. Quindi in questo modo si lavora questo giro. Un archetto oppure un petalo.
uno spazio libero dove lavoriamo solo i 5 punti bassi, poi di nuovo un petalo, poi di nuovo uno spazio con 5 punti bassi, un petalo e così via fino alla fine del giro, per un totale alla fine del giro di 8 petali. Ho finito di lavorare il giro, ho lavorato tutti e 8 i petali e ora chiudo. Quindi qui ho lavorato l'ultimo punto basso dell'archetto e chiudo con un punto bassissimo qui nel primo punto basso del giro. Prendo il filo e faccio un punto bassissimo, catenella e taglio il filo perché al prossimo giro lavoro con un altro colore. E abbiamo una cosa così. Al prossimo giro lavoro con questo colore verde chiaro. Questo è il codice. E inserisco il filo, quindi qui ho chiuso il giro precedente, e inserisco nel primo punto basso di questo archetto. Questo è il primo. Questo qui. Inserisco, chiudo e lavoro 2 catenelle, 1, 2, questo sostituisce il primo punto alto e poi realizzo 2 catenelle che sono le catenelle di separazione. Filo su uncinetto. Salto il prossimo punto e nel successivo, questo qui, faccio un punto alto. Due catenelle, filo su uncinetto, salto un punto di base, nel successivo faccio un punto alto. Due catenelle, due, filo su uncinetto, salto un punto di base, successivo. Punto alto. Di nuovo 2 catenelle. Salto un punto di base, nel successivo un punto alto. Salto questo punto di base, successivo un punto alto. Così. Qui lavoro l'ultimo punto alto di questo archetto, salto un punto di base nel successivo punto alto. Per saltare al prossimo archetto faccio una catenella sola, quindi quando saltiamo da un archetto all'altro solo una catenella facciamo, non due come facciamo per il resto dell'archetto. Quindi una catenella, filo su uncinetto e nel primo punto qui apriamo bene. In modo che si vede il punto, entriamo con l'uncinetto e faccio un punto alto. 2 catenelle, filo su uncinetto, salto il prossimo, punto alto. 2 catenelle, filo su uncinetto, salto il prossimo, punto alto. 2 catenelle e a questo dove abbiamo questo petalo o archetto, bisogna fare l'angolo. Quindi lavoro fino ad avere 5 punti alti e poi faccio l'archetto. Dopo che ho lavorato 5 punti alti, ora lavoro l'angolo facendo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Giro il lavoro e qui alla base da dove sono partite le catenelle entro con l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. Catenella e giro di nuovo. E all'interno dell'archetto che si è appena creato lavoro 19 punti bassi. 1, 2, 3, fino ad avere 19 punti bassi. Dopo che ho lavorato 19 punti bassi all'interno dell'archetto, chiudo facendo un punto bassissimo qui alla base. Entro con l'uncinetto qui, prendo il filo
e faccio un punto bassissimo e ho chiuso l'archetto. Poi proseguo 2 catenelle, filo su uncinetto, salto un punto di base, successivo punto alto. 2 catenelle, filo su uncinetto, salto un punto di base, successivo punto alto. E così lavoro fino ad arrivare alla fine di questo petalo, poi salto facendo solo una catenella e lavoro questo petalo uguale a quest'altro. Un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle, poi quando arrivo alla fine salto nel prossimo archetto uguale facendo una catenella e poi di nuovo lavoro questo petalo, di nuovo bisogna fare un angolo, praticamente un petalo. Si fa l'angolo, un petalo no, un petalo si fa l'angolo e così via fino alla fine del giro. Quindi in questo petalo abbiamo fatto questo archetto che fa il primo angolo, questo petalo lo lavoriamo normale e in questo lavoriamo 5 punti alti fino alla metà e poi di nuovo bisogna creare un angolo così. Quindi lavoro anche io questo petalo e l'altra metà e poi vi faccio vedere un'altra volta come si lavora. E vi faccio vedere un'altra volta come si realizza l'angolo. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 punti alti, quindi metà petalo, e ora faccio 10 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giro il lavoro e qui alla base delle catenelle entro con l'uncinetto. E faccio un punto bassissimo. Catenella per girare, quindi rigiro, e all'interno di questo archetto dove abbiamo fatto le catenelle bisogna lavorare 19 punti bassi. 3, 4, 5, fino a 19 punti bassi all'interno dell'archetto. Una volta lavorati 19 punti bassi all'interno dell'archetto, entro qui alla base con l'uncinetto, in questo modo, faccio un punto bassissimo. Poi proseguo 2 catenelle, filo su uncinetto, salto un punto di base, prossimo punto alto. 1, 2 catenelle, salto un punto di base nel successivo punto alto. Questo modo. 2 catenelle, filo su uncinetto, salto un punto di base nel prossimo punto alto. E in questo modo si lavora fino alla fine del giro. Su un petalo facciamo l'angolo, un petalo no, un petalo angolo, un petalo no e così via fino alla fine del giro. Ho lavorato l'ultimo punto alto del giro. Faccio la catenella, una sola perché devo saltare nell'altro archetto, sull'altro petalo, e chiudo con un punto bassissimo nella terza catenella. Faccio una catenella e taglio il filo. Prossimo giro cambio il colore. E fino adesso abbiamo una cosa così. Quindi a questo giro abbiamo creato i quattro angoli e poi mancano un paio di giri e abbiamo finito la mattonella. Al prossimo giro lavoro con il giallo, ho inserito il filo qui, quindi qui abbiamo chiuso il giro precedente e ho inserito il filo all'interno di questo archetto qui. Questo giro si lavora con punto basso e catenelle. Quindi ho fatto il primo punto basso, poi 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto nel prossimo archetto e faccio un punto basso, 4 catenelle, 2, 3, 4, salto nel prossimo archetto e faccio un punto basso, di nuovo 4 catenelle. Salto nell'archetto, punto basso.
E così lavoro fino alla fine di questo archetto e poi vi faccio vedere come saltiamo nel prossimo. Ho lavorato l'ultimo punto basso nell'ultimo archetto e ora devo saltare nel prossimo archetto dell'altro petalo. Non faccio catenella, quindi salto, ho fatto il punto basso e salto direttamente nel prossimo archetto senza fare le catenelle. E proseguo, 4 catenelle, 3, 4. Salto nel prossimo e faccio un punto basso. 4 catenelle. Salto nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle. Nel prossimo salto faccio un punto basso. Ora devo lavorare sopra questo archetto qui che l'archetto dell'angolo. Non faccio le catenelle, salto direttamente nel primo punto qui e faccio un punto basso. Quindi ho saltato dall'archetto che avevo qua sotto all'archetto che crea l'angolo senza fare catenelle. E lavoro così, 4 catenelle, 2 3, 4, salto un punto di base nel successivo punto basso. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto il prossimo punto di base, nel successivo faccio un punto basso. Quindi così lavoro per tutto questo archetto. Facendo un punto basso, 4 catenelle, un punto basso, saltando un punto di base. Lavoro anche io e poi ci vediamo alla fine qui, quando finisce l'archetto e vi faccio vedere come saltiamo nel prossimo archetto. Ho lavorato l'ultimo punto basso dell'archetto che crea l'angolo e ora per saltare nel prossimo archetto qui, per finire di lavorare il petalo, salto senza fare catenelle. E continuo facendo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Salto nel prossimo, faccio un punto basso. 2, 3, 4. Salto nel prossimo, punto basso. 1, 2, 3, 4. Punto basso, devo saltare nell'altro archetto e non faccio questo è il filo, la codina del filo del giro prima. Quindi ho fatto il punto basso e salto senza fare le catenelle e faccio un punto basso e proseguo così. Punto basso, 4 catenelle, punto basso per tutto l'archetto, salto nel prossimo archetto senza fare le catenelle e poi ci vediamo qui quando arriviamo a questo archetto. Vi faccio vedere un'altra volta come saltiamo su questo archetto dell'angolo. Sono arrivata all'ultimo archetto qui del petalo e ora devo lavorare questo archetto dell'angolo, questo qui. Quindi ho lavorato il punto basso. Non faccio le catenelle, salto direttamente nel primo punto basso, questo qui. E faccio un punto basso. 4 catenelle, 2, 3, 4. Salto un punto di base, questo lo salto, nel successivo faccio un punto basso. 4 catenelle, 2, 3. 4, salto un punto di base nel successivo punto basso e lavoro così fino ad arrivare alla fine qui dell'archetto e vi faccio vedere un'altra volta come saltiamo nell'archetto del petalo. Quindi una volta arrivata alla fine dove ho lavorato l'ultimo punto basso, salto nel prossimo archetto senza fare le catenelle e faccio un punto basso. E da qui inizio 4 catenelle, 3, 4,
punto basso nel successivo e così via fino a finire questi petali. Allora, in questo modo si lavora questo giro. La cosa molto importante è quando si salta da un archetto all'altro, non bisogna fare le catenelle. E un'altra cosa importante, sul petalo bisogna avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archetti, è molto importante per il giro successivo. Invece per la parte dell'angolo bisogna avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 archetti. Quindi sul petalo 7, sull'archetto 9. Continuo a lavorare così per tutto il giro e poi ci vediamo per la chiusura. Ho finito di lavorare anche questo giro, è venuta una cosa così e chiudo, quindi qui ho fatto l'ultimo punto basso e chiudo senza fare la catenella nel punto basso dell'angolo qui, il primo punto basso del giro. Ho chiuso con un punto bassissimo, catenella e ora taglio il filo perché al giro successivo di nuovo cambio il colore. Al prossimo giro dobbiamo lavorare questi punti qui, che è questo incrocio di punto triplo alto. Quindi siamo arrivati a questo giro qui. Allora inserisco il mio colore. Qui dove c'è l'archetto, conto 1, 2, 3 nel quarto, che è proprio quello centrale. Chiudo e questo è il primo punto basso. Lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, filo su uncinetto, nel successivo archetto lavoro un punto alto. Ora 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Tre volte filo su uncinetto, 1, 2, 3, dobbiamo lavorare un punto triplo alto. Inserisco l'uncinetto qui, nel primo archetto, questo qui, che fa parte dell'angolo qui. Quindi entro nel primo archetto e lavoro il punto triplo alto, lavorando tramite due asole, poi tramite altre 2, 2 e 2, catenella, di nuovo 3 volte filo su uncinetto, 1, 2, 3, torno indietro e inserisco l'uncinetto in questo archetto qui, quindi questo archetto è lavorato, abbiamo fatto il punto alto, questo lo lascio libero, nel successivo entro, piego un po' il lavoro da questa parte, e lavoro il punto triplo alto. Quattro catenelle, 1, 2, 3, 4. Filo su uncinetto. Questo archetto lo lascio, quindi questo è lavorato, questo lo lascio libero, nel successivo lavoro un punto alto. Vedete? E abbiamo fatto il primo incrocio di punto triplo alto, che è proprio questa la variazione della variante, diciamo, originale, dove qui l'incrocio è fatto in un altro modo. Allora, quindi siamo arrivati qui all'angolo. Ora, quindi ho fatto il punto alto, ora 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prossimo archetto faccio un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, prossimo archetto lavoro in questo modo, un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso archetto, allargo un po', faccio un altro punto basso, così ho creato l'angolo. 3 catenelle, 1, 2, 3, prossimo archetto lavoro un punto basso, 1, 2, 3,
3 catenelle, filo su uncinetto, nel successivo archetto lavoro un punto alto. E ora di nuovo dobbiamo lavorare il punto triplo alto. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. 3 volte filo su uncinetto, 1, 2, 3. E lavoro il primo archetto del petalo, questo qui. Quindi salto tutti questi archetti e inserisco qui nel primo petalo e lavoro il mio punto triplo alto. Una catenella e di nuovo devo lavorare il secondo punto triplo alto. 1, 2, 3, torno indietro. Qui ho fatto il punto alto, questo archetto lo lascio libero, nel successivo piego un po' il lavoro qui, nel successivo entro e faccio il secondo punto triplo alto. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo su uncinetto, questo archetto è lavorato, questo lo lascio libero, nel prossimo faccio un punto alto. 3 catenelle, 2, 3, nel successivo faccio un punto basso. 3 catenelle, 1, 2, 3, filo su uncinetto, nel successivo punto alto. E ora di nuovo devo fare il punto triplo alto in questa zona qui. E faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, 3 volte filo su uncinetto, 1, 2, 3 e aggancio qui nel primo archetto dell'angolo qui, di questo petalo dell'angolo. Inserisco l'uncinetto e lavoro il punto triplo alto tramite 2, 2, 2 e 2. Faccio una catenella di separazione. E ora faccio il secondo punto triplo alto. Una volta, due, tre volte filo su uncinetto. Piego un po' il lavoro, torno indietro, qui ho il punto alto, questo archetto lo lascio libero, nel prossimo lavoro il punto triplo alto. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo su uncinetto. Questo archetto è lavorato, questo lo lascio libero, nel successivo faccio un punto alto. E ora si ripete quello che abbiamo fatto qui, dobbiamo creare di nuovo questo piccolo angolo. 3 volte, 3 catenelle, scusate, 2, 3, prossimo archetto, un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, prossimo archetto facciamo di nuovo l'angolo piccolo. Un punto basso, 3 catenelle, 2, 3 e nello stesso spazio rientro e faccio un altro punto basso. 3 catenelle, prossimo archetto, punto basso, 3 catenelle, prossimo archetto, punto alto. E dopo che ho fatto il punto alto, di nuovo bisogna lavorare il punto triplo alto. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, 3 volte filo su uncinetto e aggancio qui nell'archetto, primo archetto di questo petalo e lavoro il punto. Catenella, di nuovo 3 volte filo su uncinetto, torno indietro, questo è lavorato, questo lo lascio libero, nel successivo lavoro il punto. 4 catenelle, 2, 3, 4, filo su uncinetto, salto l'archetto, nel successivo un punto alto, 1, 2, 3, prossimo archetto, punto basso, 1, 2, 3, filo su uncinetto, prossimo punto alto. E così continuo a lavorare
fino alla fine del giro. E in questo modo si lavora questo giro. Lavoro anche io e ci vediamo per la chiusura del giro. Ho finito di lavorare il giro. Guardate, è venuta così. E chiudo. Ho fatto il punto alto, 3 catenelle e chiudo con un punto bassissimo nel primo punto qui, che abbiamo fatto all'inizio del giro. Entro piano piano con l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. Prossimo giro non cambio il colore, lavoro con lo stesso e il prossimo giro è un giro con il punto basso. Faccio una catenella. Qui nello spazio dove ho lavorato 3 catenelle al giro prima, lavoro all'interno 3 punti bassi, 2, 3. Metto un segno così so dove chiudere il giro. Qui nella prima catenella. Faccio un punto basso sopra il punto alto. Qui ho 3 catenelle, 4 catenelle, scusate, lavoro 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4. Qui all'interno c'è la catenella, lavoro un punto basso. Qui ho 4 catenelle, lavoro 4 punti bassi all'interno, 2, 3. 4, un punto basso sopra il punto alto, 3 punti bassi all'interno delle catenelle, 2, 3, un punto basso sopra il punto basso, di nuovo 3 punti bassi all'interno delle catenelle, 2, 3, un punto basso sopra il punto basso e siamo arrivati all'angolo. Qui all'angolo dove abbiamo lavorato 3 catenelle, all'interno lavoriamo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Punto basso sopra il punto basso. Tre punti bassi all'interno delle 3 catenelle. Punto basso sopra il punto basso e continuo così per tutto il giro. Quindi, dove abbiamo lavorato 3 catenelle, facciamo 3 punti bassi all'interno, dove abbiamo lavorato 4, facciamo 4 punti bassi all'interno, punto basso sopra ogni punto, che abbiamo punto basso oppure punto alto, e all'angolo, quando arriviamo dove abbiamo lavorato le 3 catenelle, lavoriamo all'interno 5 punti bassi. E quindi in questo modo si lavora tutto il giro, lavoro anche io e ci vediamo per la chiusura. Ho finito di lavorare il giro con il punto basso. Qui dove c'era il segno ho chiuso con un punto bassissimo e ho tagliato il filo. E così si presenta la mattonella. La mattonella si lavora in questo modo, poi bisogna fare il bordino, che io qui ho fatto un giro con il punto alto e un giro con il punto alto, lavorato punto alto, catenella, punto alto, saltando un punto di base e infine l'ultimo giro punto basso. Per il prossimo giro cambio il colore e inserisco qui dove ho finito il giro prima. Chiudo e lavoro 2 catenelle. 1, 2, questo è il primo punto alto del giro. E lavoro per ogni punto di base un punto alto. Questo è il primo, successivo questo qui. Lavoro un po' anche le codine. Successivo questo.
Quindi lavoro un punto alto per ogni punto di base. Sono arrivata al punto qui dell'angolo e lavoro in questo modo. Filo su uncinetto, lavoro un punto alto, 3 catenelle, 1, 2, 3, filo su uncinetto, entro nello stesso punto e lavoro un altro punto alto. E proseguo lavorando i punti alti fino ad arrivare all'altro angolo. Così. Quindi lavoro così per tutto il giro e ci vediamo per la chiusura. Ho chiuso con un punto bassissimo e al prossimo giro lavoriamo con punto alto, catenella, punto alto, saltando un punto di base. Inizio con 4 catenelle, 2, 3, 4, che sostituiscono il primo punto alto più la catenella di separazione. Filo su uncinetto. Salto il prossimo punto di base, nel successivo faccio un punto alto. Catenella, filo su uncinetto, salto un punto di base, nel successivo faccio un punto alto. Catenella, salto un punto, nel successivo punto alto. Lavoro in questo modo fino a quando arrivo all'angolo, poi vi faccio vedere qui come lavoriamo. Quindi punto alto, catenella, punto alto, saltando un punto di base. Prima di andare avanti vi vorrei spiegare una cosa importante. Dopo aver finito il giro con il punto alto, al giro prima, bisogna contare i punti su ogni lato della mattonella. E su ogni lato della mattonella bisogna avere lo stesso numero di punti. È molto importante, altrimenti andando avanti con il lavoro ci troviamo che un angolo viene diverso dall'altro. Quindi contate bene tutti i punti. Continuo con il lavoro e ci vediamo per la lavorazione dell'angolo. Ho lavorato l'ultimo punto alto qui e quando arrivo all'angolo lavoro in questo modo. Un punto alto, una catenella, un punto alto. 3 catenelle 1, 2, 3 e all'interno dello stesso spazio qui di 3 catenelle lavoro un punto alto, una catenella e un altro punto alto. Filo su uncinetto, lavoro il prossimo punto alto, poi catenella e di nuovo salto un punto di base, successivo punto alto. Catenella, salto un punto di base, successivo punto alto e lavoro così. Quindi per quanto riguarda l'angolo, guardate come viene. Ripeto, l'ultimo punto alto lo lavoro qui, poi prima di arrivare all'angolo delle 3 catenelle, poi all'interno delle 3 catenelle lavoro un punto alto, una catenella, un punto alto. 3 catenelle, poi un altro punto alto, catenella e punto alto. In questo modo si lavora l'angolo. Quindi lavoro così per tutto il giro e poi chiudo con un punto bassissimo qui nella terza catenella del primo punto alto del giro. Ho finito di lavorare il giro con punto alto, catenella, punto alto. Ho chiuso qui con un punto bassissimo nella terza catenella e poi ho iniziato l'ultimo giro della mattonella con il punto basso. Vi volevo dire una cosa importante. Qui al giro dove abbiamo fatto, diciamo, il primo giro del bordo con il punto alto, bisogna contare tutti i punti su tutti i lati perché tutti i lati devono avere lo stesso numero di punti, altrimenti l'angolo, diciamo, un angolo viene diverso dall'altro. Quindi questo è molto importante, avere lo stesso numero di punti su ogni lato della mattonella. E quindi all'ultimo giro lavoro con il punto basso. Ogni punto sottostante faccio un punto basso. Quindi per ogni punto sottostante un punto basso, come appunto vi dicevo. Qui ho lo spazio della catenella, entro, faccio un punto basso. Prossimo punto è un punto alto, faccio un punto basso.
Catenella, entro, faccio il punto basso, molto semplice. Lavoro così e poi vi faccio vedere come lavoro l'angolo. Sono arrivata con il lavoro all'angolo. All'angolo bisogna lavorare i punti alti così come sono, facendo un punto basso sopra. Però bisogna fare attenzione perché qui al giro prima abbiamo lavorato punto alto, catenella, punto alto, quindi in mezzo c'è una catenella. Ho lavorato questo punto alto, entro in mezzo, lavoro la catenella facendo un punto basso e nel successivo punto alto faccio un punto basso. Quindi qui bisogna fare attenzione perché c'è la catenella in mezzo, non si vede bene, quindi potrebbe sfuggire e così si salterebbe un punto e non va bene. Salto nell'angolo e lavoro 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Prossimo punto alto, lavoro sopra un punto basso. Qui bisogna fare attenzione di nuovo, c'è punto alto, catenella, punto alto, entro in mezzo, lavoro un punto basso e nel prossimo punto alto sopra lavoro un punto basso e proseguo così, punto basso. Qui c'è la catenella, lavoro punto basso e proseguo così a lavorare fino alla fine del giro. Quindi bisogna fare un po' di attenzione all'angolo. Qui dove c'è punto alto, catenella, punto alto. Lavoro anche io tutti i punti bassi che mi sono rimasti fino alla fine del giro e ci vediamo alla fine per fare la chiusura del. Ho finito di lavorare il giro con il punto basso, chiudo facendo un punto bassissimo nel primo punto basso del giro, catenella e taglio il filo. E con questo abbiamo finito la mattonella. Ora la codina bisogna cucirla e la mattonella si presenta così. Vi faccio vedere come nascondo questa codina e poi cerco di nascondere anche questa parte qui, questo punto dove abbiamo chiuso il giro. Passo l'ago dietro. E tiro bene per fare una chiusura un po' invisibile. Così, vedo passato dietro e ora lo passo qui dentro. Così la chiusura si vede meno. E poi proseguo nascondendolo dietro con l'ago. In questo modo io nascosto tutte le codine con l'ago, così viene un lavoro bello pulito. Ora posso tagliare, sistemo un pochino, vado a cucire anche le altre codine, stiro la mattonella e ci vediamo per la parte finale. Questo è il risultato finale della mattonella, l'ho stirata. Veramente molto molto bella come mattonella e poi sono rimasta molto soddisfatta della lavorazione con il cotone fiocco. Il video tutorial finisce qui. Grazie per avermi seguita, vi auguro una buona giornata e vi auguro buon lavoro.